Beh, lo stato di salute è sempre quello, cioè purtroppo ci sono situazioni dentro il carcere che stanno male, soprattutto psicologicamente, e purtroppo questa fragilità psicologica è un fenomeno a cui abbiamo assistito in aumento in questi tempi. È chiaro che ogni suicidio è una sconfitta anche per chi ci lavora, e devo dire che anche da parte degli agenti io ho sempre visto una grande smarrimento e sofferenza davanti a queste situazioni. Guardi, sui suicidi c'è un dibattito e anche uno studio sempre più approfondito, devo dire. Mi accorgo che nelle carceri, in tutto l'ambiente carcerario, se ne sta parlando, si stanno approfondendo anche degli studi per la verità, da anni. Certo, il suicidio è una dimensione molto difficile da comprendere. Io penso anche che vari suicidi forse non sono intenzionali, sono delle provocazioni per esprimere il proprio disagio, dolore, e per chiedere aiuto. Purtroppo anche certi tentativi talvolta sono finali. C'è una possibilità di ascolto, di dialogo, di sostegno umano, forse potrebbe ovviare certe scelte. Vorrei anche lanciare un piccolo messaggio ai giornalisti, e cioè di non sempre enfatizzare certe situazioni e prima di raccogliere idee e ampliare la notizia, valutarla molto profondamente, perché spesso provengono dal carcere delle notizie e non sempre sono corrette.